E soprattutto ho fatto una cosa, ho deciso di partire alla rovescia. Invece di dire adesso ti spiego come mai non ci sono le stelle, come mai la bandiera sventola, come mai le fasce di Van Allen si possono superare davvero, ho detto partiamo al contrario, supponiamo che ci arrivi questo ordine dalla CIA. 50 anni fa la CIA viene chiamata dal Presidente degli Stati Uniti e dice dobbiamo fingere di andare sulla Luna. La CIA dice ok, dacci i soldi e noi lo facciamo. Devono andare dagli esperti del settore. Chi sono gli esperti del settore nelle finzioni cinematografiche? Quelli di Hollywood. E allora ho fatto una cosa, sono andato a parlare con Douglas Trumbull, nome che forse non dirà molto a tanti di voi, però è il maestro degli effetti speciali che ha fatto 2001 Odissea nello spazio. Kubrick era il regista, oltre che fotografo, ma il maestro degli effetti speciali era Douglas Trumbull. E gli ho chiesto, senti, ma se tu avessi dovuto simulare lo sbarco sulla Luna con le tecnologie degli effetti speciali che avevi 50 anni fa, sarebbe stato possibile? E mi ha detto categoricamente no, non c'era la possibilità di farlo. Perché oggi noi siamo abituati agli Avengers, ai film di fantascienza, Apollo 13 che sembra girato davvero nello spazio. Ma vi ricordate i film degli anni 60? Cioè con gli effetti speciali fatti, cioè questo è uno dei capolavori dell'epoca, Abbandonati nello spazio, con tanto di Gregory Peck che faceva l'astronauta eroe, no, era il direttore di lancio. Si vede lontano un miglio che sono modellini e che quello è un fondale. O ve lo ricordate UFO, la serie di fantascienza? Ve la ricordate La guerra dei mondi? Ora qui non si vede perché ci sono le finestre aperte, c'è un po' di luce che batte sullo schermo, ma le astronavi hanno i fili, si vedono i fili che le tengono. Cioè, volete dirmi che con questa tecnologia sarebbe stato possibile simulare lo sbarco sulla Luna e 50 anni dopo nessuno si accorge che ci sono i fili, che si vedono altre cose di questo genere? C'è qualcosa che non va. Quindi fondamentalmente dobbiamo esserci andati perché era impossibile fingere di andarci. E fingere non è solo una questione di fare dei filmati o fare delle fotografie. Ho provato a chiedere anche ai tecnici che hanno lavorato a vari progetti spaziali, è venuta fuori questa ricetta per un complotto carina. Fondamentalmente, supponiamo che a qualcuno venga dato l'ordine di fingere, di simulare questa missione. Che cosa deve essere fabbricato? Non più qualche foto, qualche filmato, ma innanzitutto servono 12 razzi giganti come questo, perché oltre a quelli che sono andati sulla Luna c'erano anche quelli di prova. Quindi ne devi fabbricare 12, li devi lanciare nello spazio, perché la gente in Florida li vede partire, cioè vede questo palazzo gigante alto 111 metri che parte verso lo spazio, quindi quello deve essere vero. E già ti sei mangiato praticamente tutti i risparmi se devi costruire questi razzi giganti. Poi, quante foto devi falsificare? 20.000, di cui 6.500 scattate sulla superficie della Luna, quindi devi simulare perfettamente 6.500 fotografie. Poi devi inventarti 11.000 ore di conversazioni fra i tecnici, perché tutta questa roba è registrata. Se voi oggi andate a un sito che si chiama Apollo in Real Time, potete ascoltare tutto quello che ci dicevano i tecnici durante la missione Apollo 11. E sono 11.000 ore di registrazione, tutto da falsificare ovviamente. Dopodiché devi falsificare tutte le dirette televisive, perfettamente, non deve esserci una sbavatura, un errore, deve essere tutto perfettamente coerente. La diretta TV deve essere coerente con le riprese fatte con la cinepresa sulla Luna, deve essere coerente tutto questo anche con le fotografie fatte con le macchine fotografiche. Devi fare delle scene continue, gli effetti speciali al cinema vengono nascosti dal fatto che c'è un montaggio veloce, non ti accorgi che il veicolo o l'eroe è appeso ai cavi perché c'è un'inquadratura veloce, scappa e poi non lo vedi più. E invece qui hai delle inquadrature fisse che durano minuti, anche abbastanza noiosi tutto sommato. Se ci fossero gli astronauti appesi coi fili, a un certo punto vedi che gli astronauti uno passa davanti all'altro, poi si incrociano, questo gira di qua, i fili si sarebbero legati fra loro. Come fai a fare una cosa di questo genere? Dopodiché devi fare tutta la documentazione, perché oggi su internet c'è tutta la documentazione di come costruire un razzo per tornare sulla Luna. Oggi non lo possiamo più fare con la tecnologia di allora perché le norme sono diverse, la sicurezza soprattutto è di un altro calibro. All'epoca si rischiava molto di più. Però tutta la documentazione tecnica sviluppata per andare sulla Luna è pubblica. Se fosse finta, gli esperti del settore se ne sarebbero accorti. Non se n'è ancora accorto nessuno. Dopodiché dobbiamo simulare anche i segnali radio. E già, perché mentre va verso la Luna, il veicolo spaziale comunica verso la Terra.
manda voce e anche telemetria, quindi le informazioni tecniche sullo stato del veicolo. Quindi dovrebbe essere simulato anche quello. Quando arrivano sulla Luna devono mandare i segnali, deve esserci la loro voce che si sente che arriva dalla Luna, devi simulare anche quella. Devi anche appunto metterci la telemetria e poi devi trovare la maniera di fregare gli astronomi e gli astrofili, perché l'astronave mentre va verso la Luna la vedi, punti un telescopio nel punto giusto, vedi l'astronave che sta andando. Quindi come fai? Non è facile beffare tutta questa gente. E poi ci sono le rocce lunari. Le rocce che arrivano dalla Luna hanno delle caratteristiche fisiche differenti da quelle della Terra, impossibili da simulare in un laboratorio. Devi per forza andarle a prendere sulla Luna in qualche maniera, quindi anche qui devi farle. E devi farle, queste rocce finte, in modo che superino degli esami scientifici come quelli che vengono fatti ancora oggi, a distanza di 50 anni, con tecnologie che 50 anni fa neanche erano state inventate. Come fai a falsificare tutta questa roba? Devi inventarti un computer, che è quello usato per scendere sulla Luna, che è all'avanguardia per l'epoca, oggi fa un po' sorridere, i vostri telefonini sono più potenti, però funzionava. Hai dei dubbi? Pensi che fosse una messa in scena? Non c'è problema, gli schemi tecnici sono pubblici, te ne puoi costruire una copia. Conosco delle persone, anche qui in Italia, che hanno fabbricato una replica perfetta del computer di bordo delle missioni Apollo e funziona. Gli metti dentro i dati, ti dà le risposte giuste. Potresti tornarci sulla Luna, quasi, se ti piace rischiare. E poi c'è, secondo me, l'ingrediente fondamentale. Al progetto Apollo lavorarono circa 400.000 persone. Nessuna di queste, neanche in un momento di ubriachezza molesta, neanche in punto di morte, ha detto: figliolo, no, ti devo confessare, siamo andati soltanto dietro l'angolo, non siamo andati sulla Luna, era tutta una messa in scena. Nessuno. Fra gli addetti ai lavori non ce n'è uno che sostenga le tesi dei complottisti. Sono soltanto gli incompetenti e quelli che magari vogliono portarsi a casa qualche soldino in più. Non solo, c'è una regola fondamentale. Se devi dire una bugia, probabilmente puoi dirla una volta e passarla liscia. Ma siamo andati sulla Luna 6 volte. Quindi tutta questa manfrina, tutte queste messe in scena, dovresti fabbricarla 6 volte. Prima o poi ti beccano. Non è successo. Tanto per dirvi com'era difficile falsificare, come sarebbe stato difficile falsificare tutto questo. Questo è uno dei tanti punti di ascolto delle comunicazioni radio che arrivavano dalla Luna. Anche in Italia, l'osservatorio radioastronomico di Arcetri puntò le proprie antenne verso la Luna e sentì direttamente le voci degli astronauti. Quei segnali arrivavano dalla Luna. Cioè, radiotelescopi, lo sapete, è come la parabola di Sky. Se non la punti la direzione giusta, non prendi niente. Risultato, se puntando verso la Luna ricevi le voci degli astronauti, vuol dire che quelle voci arrivano da là. E il professor Righini probabilmente non era uno stupido, eppure c'è gente che ha visto un video su YouTube e pensa di saperne di più di una persona come questa. E tanto per dirvi come sarebbe stato difficile falsificare questi ingredienti, vi faccio un esempio, una foto che avete visto milioni di volte, ma forse non l'avete mai vista così. Questa è una foto famosissima. Innanzitutto, mito da sfatare, non è la foto del primo uomo sulla Luna, è la foto del secondo, Buzz Aldrin, quello che giocava con i modellini, che è l'eterno secondo, poi è diventato un po' una barzelletta da questo punto di vista, ma in realtà si è preso una bella rivincita, perché tutte le foto del primo allunaggio, della prima escursione sulla Luna, mostrano lui, perché la macchina fotografica ce l'aveva il primo, Neil Armstrong. Beh, questa fotografia ha una caratteristica molto particolare. Oggi, visto che è stata pubblicata su internet con una scansione di altissima qualità dalla pellicola originale, possiamo ingrandirla, possiamo guardare in dettaglio cosa c'è riflesso nella visiera dorata di Buzz Aldrin. C'è il fotografo, eccolo qua. Neil Armstrong sta facendo la foto sulla Luna. Accanto a lui c'è il modulo lunare, la bandiera americana, l'esperimento del vento solare. Ma la cosa che ci interessa di più è questa cosina che vedete qua, questa pallina azzurra, quelli siamo noi, siete voi. Tutti quelli che erano vivi a quell'epoca sono in questa foto, quella è la Terra. Ora, per falsificare una foto come questa, sarebbe stato necessario chiedersi: allora, sei sulla Luna, nel mare della tranquillità, nella notte fra il 20 e il 21 luglio 1969 dal punto di vista della Terra, è alba sulla Luna. Si deve vedere la Terra riflessa nel casco, sì o no? E ti devi fare 3 mesi di calcoli per capire questa cosa. Quindi questa è una fotografia, immaginate tutte le altre.
Quali, scusa? Un attimo. Adesso vado a riprenderla, eh? Un attimo solo. Questa? Questa qui, allora, quella è la parte superiore del modulo lunare. Non sono le luci dell'EMMA, sono i riflessi del sole sul modulo lunare. Quella adesso è molto distorta, quindi non vorrei dire una bagianata, ma questa probabilmente è una delle antenne che stanno in cima all'EM. E dovrei andare a sentire le registrazioni originali, perché purtroppo bisogna stare molto attenti quando si sentono dichiarazioni attribuite agli astronauti. Purtroppo sul loro conto girano le storie più strane. Ecco, se c'è nelle registrazioni originali, allora volentieri si può esplorare. Però bisogna guardare con molta cautela. Purtroppo circolano molti filmati alterati, alcuni fatti anche da giornalisti, purtroppo, capita. Comunque, ecco, questo è tanto per darvi un'idea di quanto sarebbe difficile falsificare una sola di queste fotografie. E possiamo però oggi fare delle cose molto particolari. Vi ricordate questa storia del fatto che sono ripartiti dalla Luna lasciando la rampa di lancio, la base, la parte inferiore del modulo lunare? Beh, possiamo fare una cosa molto particolare. C'è una sonda che si chiama Lunar Reconnaissance Orbiter, che gira intorno alla Luna da ormai 10 anni, è lì dal 2009, e sta facendo una ricognizione fotografica costante. Periodicamente passa sopra i siti degli allunaggi. E quindi noi possiamo prendere le sue fotografie, che vengono pubblicate periodicamente, e creare un modello digitale e fare, con la fantasia e con le immagini, un viaggio virtuale dalla Terra alla Luna, come vediamo qui. Sono in debito con Roberto Baldassari, che ha creato questo collage partendo esclusivamente da fotografie reali, le ha semplicemente mescolate, le ha mixate insieme in modo che non si veda lo stacco fra l'una e l'altra. Ma se noi ingrandiamo un punto particolare del mare della tranquillità, ci accorgeremo che succede una cosa molto particolare. È un viaggio che oggi non possiamo più fare, forse fino al 2024, ma che possiamo fare con questa grafica, andando a vedere alcuni fenomeni. Innanzitutto la perdita di scala. Questi crateri che state guardando, quanto sono grandi? 5 chilometri, 500 metri, 5 metri? Non avete più nessun riferimento dimensionale. Questa è una cosa che spiazza anche gli astronauti che camminano sulla Luna. Ma se scegliamo bene le nostre coordinate geografiche, selenografiche, e andiamo in un punto che è quello designato, indicato dalla NASA come luogo di allunaggio di Apollo 11, vediamo che oltre a crateri, 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 massi e ancora crateri, c'è una cosa leggermente diversa che sta cominciando a comparire sotto i vostri occhi. È questo puntino. Quella è la base del modulo lunare. Praticamente questo è il veicolo. Questa parte si stacca con i due astronauti, torna nello spazio. Questa è ancora lì. E come questa ce ne sono altre 5 sparse per la Luna. E queste sono quindi, come vedete, questa è la base. Qua ci sono le 4 zampette. La cosa bella di questa immagine, questa non è una fotografia digitale, non è un fotomontaggio, questa è una foto scattata a 25 km di distanza, di quota, dal luogo dell'allunaggio, dalla sonda LRO. Quindi se avete voglia, fate una colletta, andate, fabbricate un veicolo, andate verso quei luoghi di allunaggio, potete verificare anche voi che in questo momento sulla Luna ci sono questi oggetti. Ma la cosa bella, dicevo, è che non ci sono soltanto gli oggetti lasciati dagli astronauti, ma ci sono anche le loro impronte. Questa scia scura che vedete è la polvere della superficie lunare smossa dal passaggio degli scarponi degli astronauti. Sulla Luna non c'è il vento, non c'è la pioggia, non c'è nulla di quello che sulla Terra spazzerebbe via nel giro di pochi giorni, queste impronte. Quindi quelle impronte sono ancora lì. Questa è una foto scattata nel 2011, se non ricordo male. Quindi basta andare a vedere, ti togli il dubbio, semplicemente chiedendo e andando a vedere. E se voi avete visto First Man, il film di Damien Chazelle, c'è quella famosa scena, non voglio fare spoiler, però c'è una scena dove Neil Armstrong si allontana, corre, va verso un cratere e fa una famosa cosa che è molto romantica. Ora, non si sa se l'abbia fatta o meno, quella è una licenza del regista Damien Chazelle. Però la corsa verso il cratere è reale, è documentata, e il cratere è quello lì. Questo è il modulo lunare e lui fa questa corsa per andare al cratere, fotografarlo, fare quella cosa romantica e poi tornare indietro. Ed è tutto lì da vedere.
E lo stesso vale anche per le altre missioni. Abbiamo per esempio Apollo 17, dove vedete addirittura anche le scie parallele lasciate dall'automobile elettrica portata sulla Luna all'interno del modulo lunare. C'è tantissima documentazione oggettiva. Non c'è più bisogno di credere agli allunaggi, basta accettarli per quello che sono. Sono una delle realtà meglio documentate della storia. La sonda LRO passa periodicamente sopra i luoghi degli allunaggi quando è alba, quando il sole è alto, quando il sole è basso, e quindi ci permette di vedere la base del modulo lunare con varie illuminazioni, come in questa sequenza di fotografie. E questo lo può fare chiunque, cioè così come gli americani con i loro veicoli spaziali sono andati verso la Luna, l'hanno fatto anche gli indiani, per esempio, i giapponesi. C'è un programma spaziale indiano molto vivace, i cinesi stanno andando sulla Luna, quindi se ci fossero delle messe in scena, prima o poi qualcuno alzerebbe la manina a dire guardi, siamo stati lì, siamo andati a vedere, abbiamo trovato della cartapesta, anzi non abbiamo trovato niente. Invece no, sono tutti d'accordo, il complotto si fa sempre più fitto. Quindi già così siamo abbastanza a posto. Però la cosa interessante è che possiamo evitare completamente il problema di dire beh, ma magari la sonda è mandata là dagli americani, le foto sono truccate anche quelle, ci si può arrampicare sugli specchi. Però la fisica è fisica. Ci sono certe cose che non si possono falsificare neanche nei filmati. Tipo per esempio questo, che è il comportamento della polvere. Siamo in una missione, una delle missioni successive, Apollo 16, che porta un veicolo elettrico sulla Luna e mentre l'automobile corre sulla superficie solleva la polvere. Questa polvere non fa quello che succederebbe sulla Terra. Sulla Terra formerebbe queste nuvole che rimangono sospese in aria. Sulla Luna la polvere ricade, forma degli archi molto particolari. È un fenomeno molto curioso che gli astronauti chiamano rooster tails, le code di gallo. E lo vediamo bene, non solo vediamo quanto sarebbe grande l'ipotetico set cinematografico sul quale sono girate queste scene, ma possiamo vedere in dettaglio come si comporta questa polvere nei filmati. Questi sono filmati fatti a colori con una cinepresa, non con una telecamera, quindi con la pellicola all'interno di un caricatore, come si faceva tanti anni fa, filmini di famiglia. Vedete intanto quanto è lungo il viaggio che stanno facendo all'interno di questo ipotetico set cinematografico. E tenete presente quella roccia che ci servirà più avanti. E questo è il veicolo che passa e solleva la polvere e la polvere ricade subito a terra, sulla superficie. Questo fenomeno può succedere soltanto nel vuoto. Se fossero su un set ci sarebbe l'aria e la polvere resterebbe sospesa. Provateci con la vostra automobile, se la volete sporcare bene, fate quello che ho chiesto di fare mio figlio. Ho detto, senti, lo so, poi ti lavo la macchina, però fai una corsettina lungo questa strada sterrata. Questo è l'effetto che si ottiene, la polvere rimane sospesa in aria. Quindi basta guardare il modo in cui si comporta la polvere per vedere un fenomeno che sarebbe stato impossibile replicare con gli effetti speciali dell'epoca. Se era impossibile replicarlo, ci dobbiamo essere andati. Alla fine della storia tutto si smonta con una semplice considerazione di questo tipo. Siccome non potevamo fingere, ci dobbiamo essere per forza andati. E non era questione di soldi, proprio non c'erano le tecnologie degli effetti speciali. Tanto per darvi un'idea, un'altra scena, delle tante che ci sono nelle ore, decine di ore di filmati e riprese televisive. Vi ricordate quel masso che vi ho segnalato prima? Bene, gli astronauti decidono di andare a visitarlo. Accelero per brevità, ho accelerato questo filmato, ma questa ripresa video. Gli astronauti vogliono andare a vedere quel masso, ma siamo sulla Luna. Sulla Luna c'è un fenomeno particolare, la mancanza di atmosfera rende tutto perfettamente nitido, non c'è l'offuscamento atmosferico che ci permette sulla Terra di capire quanto sono lontani gli oggetti. Guardi una collina lontana, la vedi sfumata? Capisci che è lontana perché è sfumata. Gli astronauti dicono, ma io andiamo a vedere quel sassolino che c'è là, e si accorgono che è a 200 metri di distanza ed è alto 12 metri. Nella ripresa non sembrava affatto così. Quindi tantissimi fenomeni impossibili da replicare con gli effetti speciali di quei tempi arrivano sotto i nostri occhi e sono ancora lì adesso a dimostrare questo viaggio magico, da tanti punti di vista. La polvere, guardate cosa fa sui piedi degli astronauti, quando camminano in controsole, vedete che si forma questa specie di ventaglio di polvere più chiara che sta prendendo il sole perché è sollevata rispetto alla superficie, quindi viene illuminata, però ricade subito al suolo. Gli astronauti erano incantati da questo fenomeno, ci giocavano molto spesso.
sono esseri umani anche loro. Quindi da questo punto di vista possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché possiamo fare la prova del 9. Andiamo a prendere il capolavoro degli effetti speciali di quegli anni, 2001 Odissea nello spazio. So che sicuramente molti di voi sono appassionati di questo film, come lo sono anch'io, però mi tocca smontarne un mito: non erano affatto perfetti gli effetti speciali. Perché adesso che avete visto questa storia della polvere sulla Luna, guardate come fece Stanley Kubrick l'allunaggio nel suo film. E vi accorgerete subito che c'è qualcosa che non va. Qui la polvere non schizza bene orizzontale, sta facendo delle bellissime nuvolette, perché siamo in uno studio cinematografico. Questo è un modellino con dei getti di aria che sollevano la polvere messa lì per fare scena. Se fosse veramente nello spazio, la polvere dovrebbe volare via in orizzontale, ricadere subito al suolo. Invece qui siamo chiaramente in atmosfera. Quindi se neanche Kubrick era capace di fare gli effetti speciali per un finto viaggio sulla Luna, deve essere per forza tutto reale. Spazio 1999, ve lo ricordate? Stessa cosa, stessa nuvoletta di polvere. Le aquile, quando si sollevavano, facevano questa bella nuvoletta di polvere, perché sono modellini piazzati nello spazio, nell'atmosfera della Terra. Per cui, insomma, sì, ci siamo andati. Partendo da questa base, possiamo cominciare a esaminare le varie argomentazioni. Il tempo è poco, per cui ne prendo giusto alcune di quelle più popolari, poi magari nelle vostre domande ne salta fuori qualcuna in più. Però, per esempio, questa, un classico. Dove sono le stelle? No? C'è sempre quello che dice: ma come mai non si vedono le stelle? Cioè, siamo sulla Luna, ci dovrebbe essere, il cielo è limpidissimo perché non c'è l'atmosfera, si dovrebbero vedere le stelle. Sì, è vero. Però la macchina fotografica è regolata per luce diurna, perché siamo sulla Luna e c'è il sole fuori. La superficie intorno è illuminata a giorno dal sole, esattamente come sulla Terra. Se voi fate sulla Terra una fotografia al cielo notturno con la macchina regolata per foto diurne, viene tutto nero. Ed è per questo che le stelle non ci sono. Oppure, sempre sulla base di questa fotografia, come mai la bandiera sventola? Risposta: perché la NASA non erano stupidi. Il Congresso americano ha detto: noi pagare, noi volere bandiera, noi volere bandiera che sventola. E gli ingegneri hanno detto: ok, come facciamo a far sventolare la bandiera dove non c'è aria? Semplice, ci mettiamo una bella bacchettina orizzontale, tipo quella che si usa per tenere sulle tendine. Tutto lì. Ed eccola qua. Questa è la foto e questo è il dettaglio. Basta guardare bene le fotografie. Vi accorgete che c'è la bacchettina orizzontale. La bandiera, fra l'altro, non sta sventolando. Una volta che l'hanno messa così, rimane fissa, come se fosse quasi inamidata. Se la guardiamo a distanza di tempo, 10, 20, 30 minuti dopo, è sempre nella stessa posizione. Se non la tocca nessuno, se non la disturba nessuno, rimane lì, è assolutamente inalterata. E già queste sono le prime cose fondamentali. Poi c'è un tormentone, per esempio, delle ombre parallele, ecco. Cioè, questa è la prova. La NASA sono tutti pasticcioni, no? Si dimenticano che le ombre dovrebbero essere tutte parallele, perché la luce arriva dal Sole, che ha una distanza pressoché infinita, 150 milioni di chilometri, quindi tutte le ombre dovrebbero essere parallele. Sì, ma c'è la prospettiva. Lo stesso infatti succede anche sulla Terra. Se fate una foto da certe angolazioni, le ombre, per esempio prendete un filare di alberi, le ombre non sono affatto parallele, viste dall'alto sono parallele, ma se le guardate di lato, convergeranno o divergeranno, perché c'è la prospettiva, cioè sono cose teoricamente che si imparano a scuola. Ma questa fotografia, per esempio, come si spiega? Beh, qui bisogna ricorrere a un trucco, a un artificio tecnico, cioè bisogna andare a studiare. Questo è il trucco fondamentale. Studiare significa scoprire che di questa fotografia ce ne sono due esemplari scattati con l'effetto 3D. Gli astronauti erano addestrati a fare una foto, spostarsi di 7 cm, la distanza che c'è fra gli occhi, e fare una seconda foto, e infatti possiamo vedere queste due fotografie abbinate. Ora, se voi prendete queste due fotografie, le unite, vi accorgete di una cosa che occhio nudo non si può vedere, cioè che questi sassi in primo piano in realtà sono su un rialzo del terreno, per cui per forza che le ombre sono piegate da una parte, perché se voi fate la stessa cosa sulla Terra ottenete esattamente lo stesso fenomeno. Io con la mia potente tecnologia sono andato in giardino, ho creato una simulazione scientificissima della superficie lunare con della polvere e degli stuzzicadenti. Come vedete, visti dall'alto sono perfettamente paralleli, visti di lato però sono stranamente convergenti. Come è possibile? È un sortilegio? No, semplicemente qua non lo vedete,
ma c'è un rialzo e questa ombra sta scendendo lungo il rialzo, per cui per forza di cose è deviata. Diventa tutto chiaro se tolgo la polvere. Una dopo l'altra le tesi di complotto si smontano così. Ce ne sono alcune che non sono basate sulle fotografie, come per esempio le famose cinture di radiazione della fascia di Van Allen. Allora, questa è carina perché merita di essere spiegata bene, perché ne parlano tutti tantissimo, soprattutto a sproposito. Allora, fatti fondamentali. Sì, è vero, intorno alla Terra ci sono due zone piene di particelle estremamente energetiche che possiamo chiamare radiazioni e sono effettivamente una zona a rischio per i veicoli con e senza equipaggio, nel senso che queste particelle estremamente energetiche possono disturbare i circuiti, possono anche interferire con l'organismo umano, quindi non è una buona cosa attraversarle. I complottisti arrivano all'estremo, dicono: siccome ci sono queste fasce intorno alla Terra, non è possibile attraversarle senza morire e quindi non possiamo essere andati sulla Luna. Ora, se guardate bene la forma di queste fasce, avete notato che non sono una sfera che circonda la Terra e quindi ingegneri che sono ingegneri dicono: beh, se c'è lì la fascia e non è una bella cosa passarci in mezzo, non passiamoci in mezzo, giriamoci intorno. Ed è infatti quello che è successo. Questa è la traiettoria secondo l'immaginazione dei sostenitori delle tesi di complotto, cioè vai dritto, passi attraverso e ti becchi una bella dose di queste radiazioni. Questa è la realtà. La fascia interna la eviti completamente, prendi di striscio quella più esterna, ci passi in mezzo molto rapidamente, ti prendi più o meno l'equivalente di un paio di radiografie. Sei all'interno di un veicolo che è metallico, quindi già di suo ti scherma a sufficienza e il gioco è fatto. Come controprova di questa cosa abbiamo il fatto che l'hanno fatto anche i russi. I russi non sono mai andati lontano oltre le fasce di Van Allen con degli equipaggi umani, ma l'hanno fatto con gli animali. Prudentemente hanno detto: mandiamo prima gli animali, poi mandiamo magari un cosmonauta. Questo è Zond 5, spina nel fianco di tanti complottisti, perché questo è un veicolo che è andato oltre le fasce di Van Allen, è girato intorno alla Luna portando a bordo e riportando sulla Terra, come vedete qui, degli animali. Queste sono due tartarughine che sono andate attraverso le fasce di Van Allen e sono tornate vive. Quindi, per forza di cose, dobbiamo esserci tranquillamente andati, perché altrimenti i russi avrebbero mentito anche loro. Come funziona questa cosa? E insomma, alla fine, una dopo l'altra, queste tesi si possono smontare. Se vi interessano i dettagli, il mio sito con il mio libro è a disposizione, ma la cosa importante che voglio sottolineare è che chi sostiene queste tesi sta anche calpestando le memorie di tante persone che hanno rischiato la vita e hanno perso la vita per queste cose. Questi, per esempio, sono Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. Apollo 1, la missione che non si ricorda quasi nessuno. Apollo 1 finì tragicamente durante un addestramento sulla rampa di lancio. Non dovevano ancora partire, si stavano preparando. Ci fu una scintilla all'interno della capsula, sigillata, piena di ossigeno puro, nel quale brucia qualunque cosa. Loro sono entrati così, sono usciti così. Sono stati arsi vivi. Loro, come tanti altri, hanno perso la vita, sia russi sia americani, nel tentativo di entrare sulla Luna e di portare più avanti le frontiere delle nostre conoscenze. Quindi, prima di accusare la gente di mentire, pensiamo un attimo e magari proviamo a informarci. Ci sono tanti, tantissimi documenti che ci permettono di saperlo, con dettaglio, con precisione, ma soprattutto, secondo me, dovremmo tornare a riflettere su queste missioni per capire come si fanno le cose, come ci si organizza per fare una cosa straordinaria e forse per smettere di contemplare noi stessi e riprendere un po' il gusto di queste avventure incredibili, di queste avventure al limite. Forse dovremmo riprendere a osare delle imprese potenti invece di guardare quello che facciamo e quello che abbiamo mangiato su Facebook oggi. Se avete domande, sono a vostra disposizione. Grazie.